Allora, siamo in compagnia di Ivan Arella, che è il vicepresidente dell'associazione La Piazza di Cleto, oggi diciamo qui per il sentiero dei Tre Castelli. Gli chiediamo proprio cos'è questo sentiero dei Tre Castelli, come parteciparvi e soprattutto come è nata l'idea. Sentiero dei Tre Castelli è nata dalla ricerca di voler valorizzare ancora questo territorio, che è un territorio molto ricco su vari aspetti, sia a livello culturale, architettonico, enogastronomico, ma anche naturalistico. Da una passione, diciamo, quella di andare a camminare un po' il fine settimana, ci siamo resi conto che c'era questo sentiero che poteva essere molto molto interessante sul fatto che dava la possibilità di poter conoscere il territorio da un'altra prospettiva, oltre solamente ai soliti due borghi medievali, quali Cleto e Saputo. Ma in questo sentiero che cercava di collegare i due castelli, ci siamo resi conto che c'era la possibilità anche di vedere e poter ammirare un terzo castello, che è quello di Aiello Calabro. Tre comunità che storicamente sono sempre state unite, sia perché rappresentano, diciamo, la testimonianza dell'incastellamento calabrese, specialmente della zona del Basso Tirreno Cosentino, e quindi da lì c'è nata questa idea di voler valorizzare questo sentiero e quindi costruire, provare a tracciare questo sentiero. Quello che noi che stiamo proponendo in questa estate 2020 in realtà è una parte del sentiero completo, perché è un work in progress. C'è la volontà di voler collegare fisicamente i tre castelli, quindi partire da Saputo, Sabucci, il guardiano del fiume, visitare il castello, da lì iniziare questo trekking, questa escursione, e arrivare a Pietramala, appunto al Borgo di Pietra. E poi, ancora una volta, sempre tramite un altro sentiero, diciamo dalla terza tappa, arrivare ad Aiello Calabro e visitare così Aiel, il piccolo campo. Se i nostri progetti vanno come devono andare, probabilmente sia per quest'autunno o sicuramente per il prossimo anno sarà possibile percorrerlo interamente o a tappe, anche perché completo dovrebbero essere sui 20-22 km, però la difficoltà altimetrica, diciamo, non permette casomai di farlo, affrontarlo tutto in una giornata, e quindi eventualmente organizzarlo in più giorni. Se no, percorrere solo una parte o due o tre sentieri, o due o tre tappe, a seconda appunto anche le possibilità fisiche o appunto le esperienze che si hanno nel fare escursioni. Per poter partecipare a quello che stiamo proponendo ora, che appunto è la tappa che collega Illizi, località Illizi, con Pietramala, dove comunque c'è la possibilità di vedere tutte e tre le rocche, Savute, Aiello da lontano e a Pietramala arrivare alle spalle, è facile. Basta seguire la pagina Facebook di Cleto Festival oppure di Borgo Pietramala, perché è un progetto creato in simbiosi, o basta contattare i numeri di telefono e seguire eventualmente gli eventi che organizziamo, appunto l'escursione organizzata in calendario. Se invece una comitiva in qualsiasi giorno vuole organizzare, basta mettersi in contatto e noi possiamo proporla sia nel pomeriggio o nella mattina, secondo le esigenze.